per avere bene o male sempre lo stesso. La prima domanda è raccontare in sintesi la storia dell'azienda, quindi e i ruoli che vengono ricoperti dalle persone che Sì. gestiscono l'azienda. Allora, questa è Castagnoli. una proprietà, tra le più storiche e più vecchie del Chianti Classico. La prima impronta imprenditoriale importante là nel 1730, con questa famiglia fiorentina dei tempi che ne costituiscono, diciamo, l'assetto. Allora con 18-17 mezzadrie, quindi un assetto importante, una proprietà di circa 957 ettari, inframmezzata ovviamente da boschi e da olivi e vigneti ovviamente. L'evoluzione che ha avuto dal 1730 a oggi è stato un tre cambi di proprietà più o meno, dal 1730 fino al 1850 più o meno passò perché la famiglia Tempi si estinse e l'ultimo erede della famiglia Tempi vendette l'azienda alla famiglia Mast del Chianti Classico, alla famiglia Ricasoli Filidolfi. Quindi comprarono la famiglia Ricasoli, fece parte dei beni della stella di Broglio fino al 1960 più o meno. Poi c'è stata una breve parentesi con una famiglia del nord Italia, bresciana, che aveva investito in terreni nel Chianti Classico. Poi nell'81 arriva l'attuale famiglia di proprietà, la famiglia Calì, che acquisisce tutta la tenuta e ci investe in maniera forte, ricostruendo tutto il borgo medievale, ricostruendo la casa padronale che era originaria proprio del 1730, ricostruisce la rocca fortificata del Novecento, ricostituisce anche ristruttura tutta la zona pian terreno della rocca medievale, creandone le zone di invecchiamento, di affinamento dei vini. Una volta invece erano le armerie della fortezza, diciamo, della rocca, perché come rocca noi dobbiamo intendere una zona fortificata. È stata una dei punti di controllo della Lega del Chianti nella lotta contro Siena per secoli, mai espugnata e quindi rimasta intonsa. Ecco, dal punto di vista architettonico si può notare proprio questa grande caratteristica di un bene che nel tempo, negli anni, si è evoluto ma non ha mai cambiato faccia né filosofia, né fisiologia. È rimasta così, intonsa, ed è una delle cose più belle forse che la famiglia Galì ha fatto nel preservare questa sua originalità. Poi negli anni 2003, quando arrivo qui insieme sempre alla proprietà, iniziamo un progetto di ristrutturazione anche della parte produttiva, quindi abbiamo reimpiantato vigneti, abbiamo ristrutturato tutti gli impianti, abbiamo creato poi le basi. Successivamente nel 2013 iniziamo i primi approcci verso un'agricoltura sostenibile, un'agricoltura biologica, e andiamo a certificarla dal 2017 in poi. Abbiamo reimpiantato un po' tutte le zone step by step in questi 17 anni di mia permanenza qua. Io sono il direttore dell'azienda, nonché seguo anche tutte le altre proprietà, sia quella che abbiamo in Maremma, ma anche l'altra, sempre come Rocca di Castagnoli, a Serre di Racolano, dove abbiamo altri 15 ettari di superficie, dove facciamo un Chianti base che non ha in degustazione, ma che è in produzione attualmente. Abbiamo ricostituito, adesso abbiamo iniziato anche l'attività di agriturismo, quindi la vendita diretta l'abbiamo riaperta nel 2008, poi abbiamo aperto anche l'ospitalità nel 2010 e quindi il borgo l'abbiamo riaperto proprio al pubblico e dietro a me, insieme a me, oltre ovviamente alla famiglia che mi ha sempre sostenuto, c'è uno staff giovane, di persone giovani, del luogo che... Scusami un attimo, mi stanno chiamando, ma scusate, bisogna che mi richiamano fra una mezz'oretta che finisco l'intervista. Digli a Massimiliano se mi chiamo fra un quarto d'ora. È lì, vai a prendere 6 bottiglie di Chianti Classico 18 da Maurizio. Nude, nude, sì. Ciao, ciao, ciao. Quindi tornando a noi, sono state aperte tutte queste attività dal punto di vista turistico ricettivo, come il turismo, è stato, diciamo, abbiamo cercato di valorizzarne dal punto di vista il brand a livello anche internazionale, riposizionandolo un po' su tutti i mercati. E questo è sì, abbi pazienza, sì. O mi aspetti un quarto d'ora? No, c'è un altro signore che ti aspetta, poi io passo Ok, domani, va. d'accordo, grazie. Ciao.
Scusami, ma io Eh no, so immagino. sbagliare. E Prendi quindi... un'ora di tempo del direttore di Rocchi Castagnoli. No, ma sta scherzando, no. E quindi automaticamente... Sì, ma già ho detto Antonella. Ho già detto Antonella. Cioè, se voti, dai. E quindi automaticamente, diciamo, si è innescato questo meccanismo poi di comunicazione, di apertura, di visibilità dell'azienda un po' su tutti i mercati, quindi oggi abbiamo i nostri vini un po' in tutto il mondo e quindi penso che ci sono veramente le basi, le premesse per una prosecuzione aziendale molto importante, tant'è vero che sono entrati oggi all'interno della struttura i figli della seconda generazione della famiglia dell'avvocato Galì. C'è Alessandro che in prima persona ne sta seguendo le sorti e quindi automaticamente lui dal 2017 ne è l'amministratore. Quindi se la cosa più bella forse di questi anni di lavoro penso sia stata proprio quella di creare presupposti affinché Rocca di Castagnoli abbia davanti a sé prossimi almeno 40 anni di conduzione serena, perché Alessandro ha 30 anni. Io gli auguro sicuramente almeno prossimi 40 anni di conduzione e di, diciamo, di valorizzazione di questo territorio veramente unico, che in questo momento vive anche un qualcosa di speciale, perché con questi cambiamenti climatici, con questa situazione, diciamo, sempre più siccitosa, ecco. Mentre in giro ci sono dei grossi problemi in questo senso, noi ieri sera qui sono venuti 25 mm d'acqua che ha portato il refrigerio e ha portato grande situazione, cioè, cose che diciamo hai soltanto in terroir particolari, unici di questo genere. E quindi aver assicurato una conduzione per i prossimi 40 anni credo che sia forse il lavoro più bello di cui mi sento veramente. Creare una continuità è importante perché fare tanto lavoro e poi dopo No, non ha non senso, dai, sapere davvero. che cosa verrà fatto. Il Quindi bello, anche. secondo me, è proprio pensare che chi viene dopo di te possa apportare qualcosa di meglio, di più, quantomeno di innovativo, di fresco, di più. C'è bisogno di dinamismo, c'è bisogno di voglia di fare. Ecco, io mi auguro e cercherò nella mia, diciamo, purtroppo io non sono un tipo molto quieto, come vedi, sono abbastanza dinamico, di dare ad Alessandro questo stimolo di un po' di pazzia, perché ci vuole anche un po' di pazzia nel fare queste cose, che fa parte di Bisogna di sana, pazienza. diciamo, non troppo, non troppo, perché poi l'impresa deve avere un suo connotato, però ha bisogno anche di un po' di sana voglia di fare rivoluzione. Hai già risposto in pratica a una buona parte della seconda domanda, che la gestione in vigna come è cambiata negli ultimi tempi, anche in base ai cambiamenti climatici che. Sai, la conduzione in vigna, io qui ho la fortuna di avere, ripeto, ho messo intorno a me uno staff veramente giovane. Già in campagna ho un ragazzo che ha 33 anni, che segue la parte agronomica, che è di qui, della zona. Quindi, ragazzo che ci siamo formati, ho messo una persona, di un po' più esperienza, ma molto giovane lo stesso, che con il biologico ha sempre lavorato, un mio amico. Che oltretutto lo sta facendo crescere lo staff in una visione non tanto di pensare biologico, perché il pensare biologico secondo me è un po' una forzatura. Bisogna pensare di lavorare bene sulla vigna e quindi vuol dire pensare biologico. Cioè pensare bene vuol dire che devi fare certe fasi di lavoro agronomico, culturale, gestionale, nei momenti in cui la vigna lo vuole, nei momenti in cui la vigna ne ha bisogno, non quando serve per la bellezza e basta. Ci vuole la bellezza, ma ci vuole soprattutto gli interventi necessari per avere una buona conduzione in equilibrio. Ecco, quando io mi affaccio dalla mia finestra, la prossima volta che vorrei trovarmi e vedo oggi dei colori così omogenei su tutta la vallata, che davanti alla cantina tu sei stato a prendere queste bottiglie e ti portano verso l'ascesa, verso Meleto, sotto, tutto omogeneo, tutto uguale, beh, dici, cazzo, ho lavorato bene, perché non ho più sacche gialle, sacche di carenza. Sacche... Quindi vuol dire che il terreno è in simbiosi, la vigna è in simbiosi con il suo terreno ed è in costante equilibrio. Giovani che hanno voglia di fare, cioè, mi hanno permesso ovviamente questo tipo di lavoro, perché ce l'hai soltanto se le persone stanno in campagna, se la vigna
dialoga con le persone che c'è intorno, se hai questo tipo di attaccamento. Dietro a questo c'ho anche un altro piccolo segreto, che è anche un nostro tecnico enologo che è di Gaiole, che io ho trovato qui 18 anni fa, che ho voluto valorizzare come quello che fa i vini veramente, e l'ho fatto crescere 10 anni alle spalle di un grande maestro, secondo me amico personale, che è Beppe Caviola. Oggi è lui l'attore di questi vini, non è detto, ci confrontiamo, abbiamo anche un po' di attenzioni con Federico Staderini, perché rientra in questa logica di evoluzione del rispetto territoriale che Federico da Montoscanaccio ci dà e ci aiuta a non perdere la rotta. Però è un mix tra gioventù, tra ragazzi svegli, tra esperienza e voglia di lavorare in campagna. Ecco, questo sicuramente sono le basi a quell'aspetto di continuità da un punto di vista familiare, di gestione, abbinata anche a una struttura che ha una solidità proprio di personale giusto per poter puntare a lungo. Trasferimento di esperienza, di competenza ai giovani per far crescere anche loro e far crescere l'azienda. Certo. E far capire quanto veramente il territorio in questo momento ci prenda. Io ho visto, quando sono venuto qua in azienda, dati analitici di vendemmia, di situazioni negli anni 98-99, sui dati storici aziendali che ho trovato, appunti di blocchi, appunti di vendemmia su situazioni di raccolte sempre problematiche, con maturazioni sempre approssimative, con situazioni sempre... Oggi che abbiamo veramente davanti a noi un territorio che gioca una partita diversa, anche perché l'evoluzione dell'ambiente è cambiata, l'evoluzione anche delle temperature medie, della luminosità media, dell'apporto idrico più equilibrato. Prima era sicuramente molto più squilibrato rispetto, parliamo di 20 anni, 25 anni fa. Oggi questo è un territorio che secondo me può esprimere veramente delle eccellenze. E lo tastiamo vendemmia dopo vendemmia, anche perché i vigneti che abbiamo piantato nel 2004, tu hai visto quell'alberello, non so quando l'hai visto tu per precisione, io l'ho trovato piantato nel 2002-2003 quando sono arrivato qua. Sarà 7-8 anni fa. Io l'ho finito di piantare e finito di coltivare dal 2006 a oggi, con l'altro pezzo accanto, perché era 1 ettaro e basta, ora sono 3 ettari di alberello, e tu l'hai visto quando era già 3 ettari di alberello. Quindi l'ho finito di piantare io, una pazzia, una gestione che è una pazzia, credimi. Ma, ripeto, se un'azienda come questa non può fare un po' di pazzia, allora smettiamo di lavorare. No? Allora... 150 ettari di solido lavoro e un 3 ettari di pazzia ci stanno. Ma dai, ci stanno, no? Bisogna anche farlo, cioè qualcosina bisogna pure. Ho rivalorizzato anche un clone di Sangiovese che era stato selezionato dall'Istituto Sperimentale della Viticoltura negli anni 90 fino al 2000 e poi registrato dai due allora che erano dell'Istituto Sperimentale della Viticoltura di Conegliano Vento ad Arezzo, di Grasselli e Storchi, mi sembra, che l'avevano messo sotto osservazione, poi l'avevano ripiantato, rigenerato e registrato. Ecco, io l'ho riportato l'abbiamo ripiantato, l'ho riportato in auge, e adesso Stielle stesso nasce proprio da una selezione anche di cloni, di vecchi cloni di Rocca di Castagnoli, questo RC1 sul quale l'azienda aveva prima fatto una grande sperimentazione e poi aveva abbandonato così, scordandosi di aver fatto tutto questo lavoro grosso. Io l'ho ripreso, l'ho riportato avanti e l'ho rivoluto valorizzare. E per quanto riguarda la vinificazione, com'è il vostro stile di vinificazione? Vinifichiamo, ovviamente abbiamo una cantina tutta in acciaio, con la quale facciamo anche qualche cosa di diverso, come ho specificato prima, in fermentazioni particolari, ma tutto la massa viene tutta vinificata a temperatura, anche se qui parlare di temperatura controllata è molto molto, io parlerei più di temperatura spontanea, perché quando raccogli le uve la mattina alle 6:30 e le porti in cantina a 10 gradi, mi capisci che è molto facile gestire una gestione di fermentazioni a temperature controllate, ma è più una fermentazione spontanea, guardata a vista, sì, che non derivi, che non devi verso
problematiche da un punto di vista poi di pulizia. Ecco, sulla pulizia purtroppo io sono un po' maniacale. E per fortuna. Avranno pazienza nel sopportarmi, ma un vino in bottiglia, un vino che tu assaggerai, che troverai con dei difetti olfattivi, dimmelo, perché io non l'accetto. È una delle cose che non accetto. Voglio una pulizia terrificante, e questa pulizia terrificante secondo me si riversa poi sui vini. Poi cerchiamo sempre di accompagnare il territorio, cerchiamo sempre di non andare troppo a invadere sul campo, perché le uve poi che portiamo in casa, valorizzandole con delle etichette come Poggiafrati in un certo modo, Stiella in un altro, in particolar modo, ma anche il Chianti Classico, che è un blend un po' di tutto, la nostra proprietà, che va da 380 a 400 metri a 600 metri di altitudine, sono secondo me il frutto di un accompagnamento verso una natura che ci dà una materia prima principale. Io faccio incazzare sempre i miei cantinieri, mi ricordo la prima volta che ho fatto la prima vendemmia nel 2004 qui, le feci incazzare subito, perché la prima cosa che feci, li chiamai tutti in cantina, quattro in cantina, e gli dissi soltanto: guarda ragazzi, mettiamoci al lavoro con attenzione, verifichiamo bene quello che facciamo, non andiamo a rovinare tutto quello che il lavoro, i sacrifici in campagna, gli altri hanno fatto prima di voi. Tu sai la diatriba anche anticlassico tra il contadino, il viticoltore e il cantiniere. Il cantiniere era quello che con la puzza sotto il naso, sul cantiniere faccio il vino. Ecco, io avevo ribaltato completamente. Guarda che questi ci portano una materia prima così importante, che se in cantina non siamo in grado di valorizzare, noi siamo noi il problema, non è il lavoro di campagna. Credo che questo concetto, che lì per lì fece shock sui miei cantinieri e i miei ragazzi, oggi è diventato una filosofia. Sì, ma questo tra l'altro è un concetto che per fortuna è passato tanto, questo della pulizia, del rispetto della materia prima, che una volta era quasi un alibi nel biologico, per dire se il vino ha difetti è perché siamo nel biologico. Ormai... Ormai vedo che tutte le aziende, che siano biologiche o biodinamiche, hanno un'idea di pulizia del vino e di attenzione sul quello che è poi l'evoluzione del prodotto. Che è per fortuna maniacale. Non ci sarebbe... E la crescita, secondo me, anche la crescita della denominazione Chianti Classico, io sto vivendo adesso, avendo preso in gestione la casa Chianti Classico, ma che come sommelier, come appassionato di vino, ho vissuto, è una crescita costante. Condivido totalmente la tua impressione. Io l'evoluzione del Chianti Classico l'ho vissuta, la vivo dagli ultimi 18 anni di mia esperienza qui in Chianti Classico, la vivo personalmente in primis, come puoi immaginare, e ricordo bene le mie prime degustazioni negli anni 2002-2003 dei vini allora fuori, non solo di Rocca, ma anche dei nostri competitor, che rispetto a oggi c'è uno stacco totalmente diverso, uno stacco totalmente... unica, totalmente un altro tipo di... Ascolta, faccio un'ultima domanda, l'ultima specifica e poi dopo una finale. Quella che devo fare è cosa vi aspettate di trovare nei vostri vini? Qual è la qualità, il timbro che vi interessa trovare? Allora, io spero soltanto che i nostri vini possano trasmettere una sensazione di eleganza e di raffinatezza che vadano a trovare nel piatto, nel cibo con cui si vanno ad accoppiare, quel connubio per esaltare entrambe le due composizioni, sia quella, diciamo, del mangiare che quella del bere. Io vedo e credo che il Chianti Classico in genere, ma il nostro Chianti Classico debba trovare una sua esaltazione con l'abbinamento di quello che è la gastronomia, il food locale, e per questo ci sforziamo affinché
Non andiamo mai a mitigare all'interno della produzione quelle che sono quelle caratteristiche di freschezza, di finezza, di eleganza che vengono apportate dalla mineralità presente nei terreni, dall'acidità che è naturale, intrinseca di questi territori, ma la vogliamo esaltare. E questo va a creare, secondo noi, quel connubio con il cibo di questo territorio. Quel connubio così ideale da crearne proprio un vero e proprio distretto identificativo. Ecco, quando una persona assaggia un nostro bicchiere e ci dice: "Ah, che bello, questo proprio ci sento la toscanità e il Chianti", questa è la mia filosofia, la nostra filosofia di produrre vino. Ok, perfetto. E l'ultima domanda, poi dopo ti lascio andare ai numerosi impegni. No, tranquillo. Avete qualche sogno nel cassetto, qualcosa che stai cercando di mettere in pratica? Pensi che per il futuro possa essere un'evoluzione dei Rocca di Castagnole? Queste due cose, questa cosa che ti ho parlato sull'alberello è una cosa che stiamo lanciando e mi entusiasma, mi dà un po' di ebbrezza, anche perché dopo 18 anni che ho esaltato, penso di aver lavorato forte su tutte le etichette storiche, perché Stiele, Buriano, Poggiafrati nascono, il Chianti Classico Rocca, Capraia, nascono da Lunghe. Esperienze anche passate, perché dagli anni 80 per 20 anni io non ero attore di questa situazione, ma sono etichette nate in quel periodo lì e io ho cercato di esaltare e dargli un'identità. Ecco, oggi il mio obiettivo, ma anche il mio sogno nel cassetto, come dicevi, è quello di abbinare a queste produzioni delle micro cose, delle micro produzioni piccole, molto piccole, ti dico. Ma che possono sempre ricondurre a un territorio specifico con un'esaltazione qualitativa massima possibile, esasperata possibile, con che ne so, parlo sì dell'allevamento ad alberello, ma che ne so, nel mio sogno di cassetto c'ho un bianco fatto con estrazione sulle bucce particolarissimo e l'ho messo in bottiglia, cioè ce l'ho, è veramente Non fantastico. sono sogni, sono cose Sono cose che sulle quali stiamo lavorando. no, ma Un'altra cosa sulla quale sto lavorando è un altro bianco che vado a vendemmiare prestissimo con bassissima graduazione alcolica, più bassa possibile, ma con dei profumi incredibili e unici che ti farò assaggiare qualcosa di particolare. Qualche altra cosa ancora ce l'ho nel cassetto ancora, ma ce l'ho già pronta con qualche cosa di territoriale su Rossi, su un'area ben specifica. Ecco, tutte piccole micro cose che vorrei far trasmettere come messaggio che anche le aziende più grandi o strutturate possono avere molta attenzione e tanta forza da poter mettere anche su micro realtà, micro produzioni che possono il tutto nel mix esaltare quello che è il lavoro globale dell'impresa e di tutti i suoi attori. Ecco, il mio sogno nel cassetto è proprio quello di andare a creare all'interno della linea strategica Rocca di Castiglione, che rimane quella che tu hai lì sul tavolo, un qualcosa di particolare, unico, sfizioso da poter dire: "Ah, però si fa, c'è anche". Ecco, è un qualcosa di divertente, ma che però deve dare un segnale di grande livello, altrimenti non ha E senso. anche perché diciamo che la cosa piccola, la cosa di nicchia è anche quella che può far accendere i riflettori anche sul resto. Quindi Penso anch'io. ovviamente devono essere i riflettori accesi al posto E giusto. poi, vorrei lasciare anche un marchio, un po' di impronta anche mia, fra un po' d'anni. Metti che fra un paio d'anni, 3 o 4, mi danno una zampata e mi levano a 3 passi, almeno avrò lasciato qualcosa di mio. Perché Stiele già l'avevamo prima, Boggiafrati pure, Buriano pure, vorrei lasciare qualcosa di simpatico che Perché di avere aver ideato. E un la proprietà mi sta appoggiando in questo. Rolando in campo, insomma. Bisogna essere in campo. Ma ripeto, piano piano vedo che anche la proprietà si mette in campo. Bene, E molto bene. questo è molto importante, molto più importante del Rolando in campo, Ti ringrazio sicuramente. della chiacchierata. Beh, purtroppo quest'anno l'abbiamo dovuta fare così, le chiacchierate, ma Troviamo il modo, proviamo Daniele. di farlo in maniera normale.
E comunque ti darò un risponso, un feedback di quello che ho provato. Mi farebbe molto piacere. Assolutamente, molto piacere. Te lo e dico. Poi, e poi ti vengo a trovare lì, o vieni tu, insomma, ti vengo a trovare lì a Casa Chianti, perché mi fa piacere se tu potessi avere anche lì i nostri vini. Vediamo se ti piacciono e poi... Tra l'altro noi vogliamo essere rappresentativi di tutto il Chianti Classico. Sare. E quindi Gaiole è un territorio molto importante, dobbiamo avere più etichette possibili per parlarne, e noi cerchiamo di parlare del territorio, della diversità nel Chianti Classico. Se ci mancano gli attori non ne parliamo bene, quindi... Spero che quando assaggerai i vini di Rocca di Castagnoli ti daranno la sensazione, ma anche e soprattutto la necessità di parlare anche di Rocca di Castagnoli tra il tuo assortimento. Perché se avrai questa necessità, vuol dire che i vini sono piaciuti e quindi vale la pena, altrimenti non vale nemmeno la pena, no? No, certamente. Il mio grosso problema è che, essendo un appassionato più che un venditore, io tendo a bere e a consigliare i vini che mi piacciono, e a volte dico sono pazzo perché poi dopo mi rimangono altri. Questa è una pazzia importante, credimi, mantienila, dare a me. Ti ringrazio, grazie mille. Buona giornata. Aspetto tue notizie. Assolutamente sì. Buon lavoro. Ciao, grazie. Ciao.